Ciao a tutti, questo è il quarto video della serie Come crescere un bimbo senza sprechi. Oggi parliamo dei vestitini, perché i vestitini, come è chiaro, sono indispensabili per i nostri figli, non vogliamo mandarli a giro ignudi. Però ecco, si può anche non spenderci un capitale, anzi, si può anche non spenderci proprio niente. Perché? Perché c'è un fitto mercato del riuso per quanto riguarda i vestitini. I nostri figli per i primi mesi crescono veramente velocemente. Infatti troverete vestitini per 0 mesi, 1 mese, 3 mesi, 3, 6 mesi. Tra l'altro può darsi che magari comprate uno stock di vestiti per 3 mesi e poi dopo non li utilizzate nemmeno tutti perché poi le stagioni vanno avanti. E magari non gli stanno più, oppure magari comprate qualcosa e gli sta troppo grande. Mentre invece il mercato dell'usato, o anche semplicemente il farveli passare da amici, e parenti e conoscenti, è la cosa migliore perché uno non spendete niente o al limite pochi euro, e due vi ritrovate con dei capi che non sono usati, semplicemente sì, sono usati ma poco e quindi non sono sciupati. E anzi, è bello allungare la vita delle cose in questa maniera. Per cui sì, è assolutamente certo, se volete l'abito griffato, tutto bellino, ok, andate nel negozio specializzato, però potreste spendere veramente tanto per un capo che usate veramente poco. E poi ecco, all'inizio i nostri bambini hanno bisogno di capi pratici e anche le mamme. È bello vedere un bambino tutto in gingheri con magari il gileino, il cravattino, eccetera. Però quando starete a casa dalla mattina alla sera e questi magari vi fanno la cacca ogni ora, la cosa migliore è una tutina di cotone o di cinghia, dipende dalla stagione, e un bodino. Basta, cioè vi serve questo, magari cappellini per quando uscite, non c'è bisogno di pantaloncini, scarpine, anche le scarpine, cioè assolutamente finché non camminano. Non servono assolutamente. Per cui sia al riuso oppure se proprio volete dei capi nuovi potreste farveli regalare perché magari invece di farvi regalare i giochini che tanto all'inizio non li usano oppure le cremine che come si è visto già anche nel video sull'igiene del neonato non serve anche quello anche appunto per i prodotti igienici serve veramente poco, vi fate regalare i vestitini, così quantomeno non avrete il senso di colpa di averli comprati e non utilizzati o utilizzati pochissimo. E vedrete che anche voi, una volta che il bambino sarà cresciuto, non vedrete l'ora di disfarvi dei vestitini che avete lì a prendere spazio e li regalerete volentieri a altre mamme. Bene. Mi pare di aver detto tutto per quanto riguarda il capitolo vestitini, quindi mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale se volete rimanere sempre aggiornati sui nostri video e guardate gli altri video che abbiamo fatto di questa serie e di altre. Ciao ciao!